Amici e amiche di Televallassina, ci troviamo all'eremo di San Salvatore, ad Erba, in provincia di Como. Siamo qui con Antonio, che è il custode e che fa parte dell'Istituto Secolare di Cristo Re, fondato da Giuseppe Lazzati. Allora ringraziamo Antonio che ci ha accolto in questo bellissimo e stupendo luogo paradisiaco, dovrei dire, e chiediamo ad Antonio innanzitutto cos'è l'Istituto Secolare Cristo Re. L'Istituto Secolare Cristo Re è una comunità di laici consacrati. Il nostro carisma è quello di rimanere legati nel mondo. Noi facciamo, ogni membro dell'istituto fa il voto di castità, povertà e obbedienza, però li viviamo immersi nel mondo. Quindi i membri dell'istituto non si staccano dal mondo, ma anzi il mondo è proprio il secolo, il luogo dove si esprime la loro vocazione. Quindi soprattutto nell'ambito lavorativo. Quindi i membri dell'istituto fanno i mestieri più diversi, c'è chi fa la politica, chi fa l'imbianchino, chi fa il camionista, che era il lavoro che facevo prima io. Il bello della vocazione e di questa vocazione è che proprio si immerge nella realtà umana, e il nostro spirito è proprio quello di fare da mediazione e da lievito per fare proprio emergere le cose positive nelle realtà in cui siamo chiamati a vivere. Allora Antonio, siamo qui all'Eremo, tu sei il custode dell'Eremo, ecco questo luogo bellissimo come abbiamo detto. Innanzitutto cos'è questo luogo e poi quali sono i servizi che offre alla comunità? Allora, questo l'Eremo di San Salvatore appartiene all'Istituto Secolare Cristo Re, istituto che come membro mi ha chiamato a lavorare qui all'Eremo come dipendente e come custode. L'Eremo, diciamo, il servizio che dà l'Eremo è soprattutto all'istituto, perché noi siamo divisi in comunità e alcune comunità e membri dell'istituto usano l'Eremo per la formazione e per fare ritiri. Nei momenti e nei weekend in cui l'Eremo è libero, viene aperto ad altri gruppi solo di taglio spirituale, non è il taglio nostro, non è alberghiero. E qui l'Eremo è frequentato anche soprattutto anche dall'Azione Cattolica Milanese e da altri gruppi. Il servizio che dà l'Eremo, è quello che i gruppi o le persone singole che cercano un luogo proprio per trovare un po' di silenzio e staccare un po' dal mondo, l'Eremo è un luogo ideale. Pur essendo vicino alla cittadina di Erba, però la sua collocazione geografica fa in modo che in questo luogo si vive proprio il silenzio e la pace, e quindi il servizio che dà è proprio questo, di trovare un po' di silenzio e di pace, non per scappare dal mondo, ma proprio per ricaricarsi, per affrontare il mondo. All'interno dell'Eremo di San Salvatore ad Erba troviamo il Giardino della Bibbia, che è stato pensato, ideato, inventato dal signor Francesco Zani, che abbiamo qui. Allora chiediamo allora a Francesco di spiegarci da come è nata questa idea, da dove ha avuto questa idea e cosa vuole trasmettere a tutti coloro che verranno a visitare l'Eremo. L'idea è venuta casualmente visitando a Orta San Giulio ho trovato un libro con scritto L'orto di Esaù e mi sono incuriosito. Leggendolo ho visto che lì vicino a Miasino c'era un orto parrocchiale che è stato destinato a fare proprio un orto della Bibbia, con tutte le verdure, i legumi, le lenticchie, tutto quello che è citato nella Bibbia. E poi, trovandomi a fare il giardiniere volontario qui all'Eremo San Salvatore, ho pensato che non c'era posto più bello a mia conoscenza di questo per fare un giardino della Bibbia molto più ampio di quello che avevo trovato sul Lago d'Orta. Thank you.
E nel Giardino della Bibbia, per esempio, abbiamo visto che si parla del vero nardo, ecco, di cui appunto parla il Vangelo. Sì, ho utilizzato per fare questo giardino sia delle cose già presenti sul posto, molto interessanti e molto spirituali, e poi ho messo a dimora delle piante che sono citate nella scrittura, tra cui anche il nardo. E in questa ricerca ho imparato che l'ipotesi più probabile del vero nardo di cui è stato arricchito quell'unguento utilizzato da Maria è un'essenza estratto dal fiore della lavanda. Allora ho messo della lavanda e ho richiamato questa pagina del Vangelo. Ma nel giardino abbiamo visto che non ci sono solo le piante, per esempio quando c'è la roccia c'è la targa che ci ridice che la nostra fede deve essere come una roccia, appunto la casa costruita sulla roccia. Ecco, la roccia è una delle cose importanti che ci sono qui all'Eremo San Salvatore, e mi sembrava naturale richiamare questa parola di Gesù. Allora, innanzitutto ringraziamo Francesco per questa bella idea, poi invitiamo tutti a venire all'Eremo di San Salvatore a visitare questo giardino della Bibbia, e soprattutto invitiamo tutti a riscoprire questa ricchezza che c'è nella Bibbia, anche appunto nelle piante, nei luoghi che, come ha fatto Francesco, ha saputo attualizzare qui nella nostra zona della provincia di Como. Se fosse utile, e sapendolo in anticipo, posso anche farmi trovare al momento in cui ci sono queste visite, se la mia presenza può essere di maggiore arricchimento nella visita all'Eremo San Salvatore. E non solo di arricchimento, anche un onore avere qui appunto l'autore che ha realizzato questo giardino. Questo è solo un particolare. Grazie Francesco. Il mio. Per chi volesse contattare appunto l'Eremo per usufruire dei servizi che offre? Allora sì, nel sito c'è il sito internet dove c'è messo il numero di telefono, quindi per le persone, singoli, gruppi che vogliono venire qui per fare qualche giorno di ritiro, o anche per le persone che vogliono venire a fare una visita all'Eremo, per venire a vedere l'Eremo, il Giardino della Bibbia. Consigliamo di chiamare prima telefonicamente, magari dire il giorno e il momento della giornata in cui arrivano, e per i gruppi e per i singoli è anche possibile passare diversi giorni qua, e quindi consigliamo di chiamare telefonicamente, però è possibile anche durante la settimana, negli altri momenti, per qualcuno che si trova qua, provi a suonare che diciamo l'Eremo è disponibile ad accoglierli. Magari può capitare in certi momenti che se ci sono dei corsi di esercizi spirituali o gruppi che osservano il silenzio, magari non viene aperto ai visitatori, quindi per questo consigliamo magari di chiamare prima.